Ciao Tarek, come Ciao, va? bene, Bene? bene, abbastanza, te? Bene. Tutto a posto? E siamo qua a Bologna comunque al tuo in-store, e tantissima gente, è stato bellissimo anche comunque, ho seguito il discorso, quindi è stato tutto molto interessante. Aspettavo comunque la risposta ad alcune domande fatte in un certo modo dall'artista. Abbiamo preferito appunto tenerci in un rapporto abbastanza intimo con le persone che sono venute. Non abbiamo messo un mediatore che presentasse l'album e che facesse delle domande standard, ma abbiamo deciso di far fare le domande alle persone presenti tramite mail. E sono contento che comunque ci sono state sia delle domande interessanti e sia appunto parecchie persone che ci hanno scritto e che poi sono venute, che erano Erano presenti. presenti. Ha risposto molto bene, cioè nel senso è stato interessante come presentazione di un album, Dai, sono molto contento. affascinante. I brani solitamente li scrivi di getto, cioè proprio parti, scrivi l'album, sì, scusami il brano, oppure nel senso preferisci comunque, come posso dire, prendere vari pezzi, non so. Non c'è un metodo vero e proprio nella scrittura di una canzone. Ogni canzone ha la sua storia, nasce da un input che la realtà ti dà e che tu poi rielabori e una volta rielaborato costruisci altra realtà, tra virgolette, che è appunto la canzone. In questo processo non c'è un tempo determinato, non c'è una ricetta per scrivere una canzone, proprio perché l'ispirazione che viene per scrivere le canzoni può venire da qualunque cosa e deve venire da qualunque cosa, altrimenti verrebbero canzoni tutte uguali. A volte sei ispirato da cose grandissime, da macromondi, a volte sei ispirato da cose piccolissime, da micromondi. E a volte raccontare un micromondo cioè necessita di più tempo che raccontarne uno macro oppure viceversa. Quindi ci posso mettere un'ora a scrivere una canzone come un anno a scrivere una canzone. Ci sono canzoni che nascono, diciamo che aprono e chiudono un arco nel giro appunto di poco tempo, altre invece che aprono un arco e poi rimangono in sospeso. Per poi chiudere quell'arco nel momento in cui è giusto chiuderlo. L'ispirazione non può essere chiamata per telefono, ma fondamentalmente deve decidere lei Va quando bene, chiamarti a te. bisogna essere bravi a prenderla. A interpretare il mondo e le cose che ti circondano, perché l'ispirazione si nasconde dietro l'angolo, no? Si nasconde dietro un libro, ma non dentro, dietro, devi toglierlo e dietro c'è qualcosa. Quindi, in un certo senso, il percorso di una canzone, la vita di una canzone è una vita che può variare. Ogni canzone è come se fosse un animale diverso, e la vita degli animali è diversa da animale ad animale. Allora, il brano più difficile da realizzare è all'interno di quest'album? Il brano più difficile da realizzare sono tutti difficili, in quanto questo album è un album difficile da realizzare proprio. Ma anche, cioè, Nel senso, rispetto. anche a livello di produzione, perché la produzione l'ho curata per una volta completamente io, e insieme ovviamente all'aiuto di musicisti, produttori come Iano, Maiden, anche persone con le quali avevo collaborato in passato, come DJ 3D, Marco Zangirolami, DJ Aladdin, Giancane, Schioffi. Tutte queste persone hanno suonato all'interno del disco, hanno fatto delle produzioni e sicuramente non è stato semplice essere io colui che ha diretto tutta la dimensione anche musicale, mettendo insieme tutte persone diverse, completamente diverse l'una dall'altra, che magari neanche si sono mai viste. Ok? Posso dire che un pezzo complesso nel quale ho avuto un pelino più di difficoltà è Centro Asociale, perché è un pezzo talmente irriverente, diretto e a tratti anche gioca su una superficialità, obiettivamente, a differenza di altri brani come, non so, Sangue di Drago, che apparentemente è molto più articolato e complesso, però entra più nelle mie corde. Centro Asociale già è un brano che esce dal rancore solito che uno può conoscere ed ho avuto
diciamo, c'è stato un lavoro un po' più intenso soprattutto per quello che riguarda l'aspetto musicale, non tanto per quello che riguarda l'aspetto della scrittura, che invece è stato esattamente il contrario, è forse quello che ho scritto con più velocità. Però dal punto di vista musicale, ecco, lì c'è stata una ricerca di un certo tipo. Però obiettivamente anche un pezzo come appunto Sangue di Drago o lo stesso Depressissimo o Giocattoli o Arlecchino sono tutti brani che comunque hanno previsto un certo tipo di lavoro dietro, nello stare attenti a dosare un certo tipo di ingredienti per creare la giusta alchimia che racconti un qualcosa di complesso ma allo stesso tempo che lo faccia comprendere. La tua dote nel freestyle ti dà o ti toglie qualcosa quando appunto scrivi testi articolati del genere? Ma il freestyle è una cosa che secondo me si deve vivere sul palco, nella sfida, in questo tipo di aspetti qua. Mi piace molto, anche proprio dei miei freestyle, mi piacciono quelli che sono nati appunto dalle sfide più che da una pura dimostrazione del freestyle. Perché dico questo? Perché la sfida ti insegna a saper stare sopra il filo di un rasoio nel momento in cui sullo stesso filo c'è un'altra persona. Questo fa in modo che il filo si muove ancora di più del semplice filo sul quale tu cammini e te la gestisci te. Sì. E questo ti insegna tanto nel testo, ti insegna tanto perché ti insegna a riuscire a uscire fuori da alcuni guai nei quali potresti finire e ti dà un'attitudine che se tu fai sentire un determinato tipo di rap anche a persone che non capiscono una parola di quello che dici, tipo uno straniero ad esempio, quello straniero, se sa cosa significa fare freestyle, ti dirà: tu hai fatto freestyle nella tua vita, magari ora non lo fai più, però tu l'hai fatto. E l'attitudine di quelli che fanno freestyle io la riconosco con abbastanza, diciamo, velocità in confronto a quelli che magari non hanno mai sperimentato questa cosa. Sì, si sente, si percepisce dentro i dischi. Il punto in cui tu ti puoi spingere nel momento in cui vuoi fare degli incastri, vuoi creare delle rime, è sempre, secondo me, un pelo più profondo, più articolato. Poi questo non, nulla toglie alle persone che scrivono testi senza fare freestyle, però credo che il freestyle ti dia anche l'altra medaglia di quello che significhi appunto parlare in rima, e sicuramente è una grande fonte di scuola, cioè una grande scuola per scrivere le canzoni, salire sul palco e fare le gare di freestyle. Underman, c'è stata una situazione in particolare che comunque ti ha ispirato appunto a scrivere il brano, o anche lì sono varie situazioni? Ma Underman è un brano nel quale urlo parecchio e alzo la voce ed è l'inizio del disco. Allora, io ho deciso di usare Underman come primo singolo perché è anche l'entrata del disco, cioè il disco entra con quella canzone. Credo che sia la più giusta per iniziare il disco, proprio perché inizia con "tu forse non mi senti bene perché devo alzare un po' la voce", e non è uscita un giorno dopo dal mio ultimo disco, è uscita dopo un po' che non uscivo con un disco, è uscita in un periodo in cui una voce come la mia non è così facile da far sentire, e questo io ne sono consapevole al 100%, motivo per il quale l'ho alzata semplicemente, in modo tale che magari semplificavo il fatto di poterla far ascoltare, no? Underman è un pezzo rap al 100% per quello che mi riguarda, e volevo fare un disco che insomma, un disco che abbia dentro anche una buona dose di rap, per come lo intendo io. E iniziare con Underman, soprattutto usarlo come primo singolo, è sicuramente una delle cose che appunto mi affascinava di più. Quindi è stato ispirato da questa voglia appunto di ritornare con un pezzo che bombardasse e che quindi spiegasse come il mondo ti bombarda, come il tuo spirito soffre e ti desse, tra virgolette, nonostante una soluzione anche, diciamo, molto, anche un po' superficiale, però in realtà a volte serve anche quello, se il mondo mi bombarda, lo bombardo io a mia volta, con Underman. Uh-huh.
Ma io ho cercato di tenermeli i giocattoli che non avrei mai voluto perdere. In realtà no, ho sempre cercato di proteggere quei giocattoli anche troppo, tanto che ho casa in cui ho troppi giocattoli per l'età che ho dentro casa, quindi insomma, orientativamente no, non ho mai perso dei giocattoli, però sicuramente non ho più memoria dei giocattoli molto importanti che ho perso. La cosa interessante è che li ho persi di vista. Il mio perderli di vista li ha portati a, in un certo senso, a svuotarsi di tutta la fantasia di cui li avevo riempiti. E questo mi ha fatto sempre pensare, io cammino spesso per Roma, e a Roma, vicino ai secchioni della Mondezza, puoi trovare di tutto. Insomma, se tu te volessi rifare casa, basta che vai a fare un giro nei secchioni della Mondezza a Roma e ti rifai casa. Ci trovi materassi, televisori, mobili e tanti giocattoli. Tantissimi giocattoli. E questo dimostra che chi cresce non apprezza più i giocattoli. Il punto principale di quella canzone è sicuramente come il giocattolo, man mano che una persona cresce, cambia e continua lui a cercarti, nonostante tu lo butti. Quindi, infatti, non a caso, la ragazza cresce dentro la canzone, i giocattoli cambiano, nella prima strofa è un giocattolo vero e proprio, nella seconda è un rossetto, nella terza è una sigaretta. E questo ti fa capire come, per quanto tu possa dimenticarli, comunque la dimensione del gioco tu la utilizzerai sempre per parlare con la vita, e la vita la utilizzerà sempre per parlare con te. Io uso un cambio di punti di vista, per spiegare appunto la crescita che lei ha, ma allo stesso tempo è anche un modo con il quale spesso il pubblico, o addirittura diciamo un certo tipo di sistema, si comporta con alcune cose creative o alcune cose artistiche o alcuni artisti, cioè effettivamente li tratta un po' come giocattoli, gli fa cambiare forma e li fa passare dalla fantasia ad una cosa estetica, ad una cosa quasi autolesionistica, quindi da un giocattolo a un rossetto a una sigaretta. Ultimamente si usa fare musica un po', se vogliamo, per tendenza, no? Per bambini. Secondo te è un momento storico, cioè, che comunque è così o è ciclica? Cioè, nel senso, c'è stato anche in passato, musica per bambini? Tutto è ciclico, qualunque cosa. Infatti, molto spesso mi viene chiesto cosa ne penso della musica di oggi, cosa ne penso di. Questo disco, per quanto in parte ha un pizzico di provocazione nel titolo ed è semplicemente come è nata, diciamo, l'idea di chiamarlo così, ma in realtà non si sviluppa assolutamente così, non ha alcun interesse di creare nessuna critica. Le canzoni vanno scritte secondo la direzione della canzone, non andando in opposizione a altre direzioni. Le cose sono cicliche, non è la prima né l'ultima volta in cui il materialismo e la pura estetica vincono su qualunque tipo di contenuto, non sarà l'ultima. La cosa importante è continuare a fare quello che uno ritiene giusto per se stesso e bello da far vedere. E diciamo che non vada contro nessuno. Questa è la cosa più importante, secondo me. E questo disco è stato scritto con questa prospettiva, nonostante cerca di dire la verità senza mezzi termini, nonostante magari la complessità testuale, però se uno va ad analizzare quella complessità, secondo me c'è molta verità in questo disco. Lo stesso titolo non è una critica, è una verità. E nonostante appunto il bambino, mentre scrivevo questo disco, il bambino alla fine ero io. E alla fine di questo disco forse non lo sono più, perché sono cresciuto dopo questo lavoro così complesso. Facciamo vedere il disco, una cosa che mi piace fare. Skate park, comunque, fa la similitudine da un posto, comunque un luogo dove hai conosciuto amici, persone e hai comunque ti sei appassionato ad una cosa. Dello skate park sei riuscito poi a portare avanti queste amicizie? O l'hai scritta proprio perché hai perso queste amicizie? Non ho perso queste amicizie, le ho perse di vista.
e ho perso quell'unione che c'era magari quando eravamo più piccoli nel cercare di superare se stessi attraverso quello che è lo skateboarding. Lo skateboarding è un modo per restare in equilibrio, nonostante tu devi cercare di staccarti dal terreno. Ti stacchi dal terreno, porti appresso questa tavola che chi non sa come si fa pensa che è incollata ai piedi. In realtà è quasi una magia. Ti devi fidare a tal punto di come tu hai dato, di come tu hai fatto muovere i piedi, prima di saltare. Nel momento in cui, ad esempio, fai un flip, ti devi fidare tantissimo del movimento che hai fatto con i piedi prima per avere la sicurezza poi di atterrarci dopo. In realtà tu pensi solo al primo movimento dei piedi, da lì in poi fa tutta la tavola, tu sei in aria, non hai più contatto e devi solo pensare di riatterrarci sopra. Ma se non sei convinto tu al 100% del primo movimento che hai fatto, no, non potrai mai. Scusami, non potrai mai risaltare sulla tavola nel modo giusto. Il coraggio non lo prendi perché sei matto, il coraggio lo prendi perché hai studiato, tra Sai come stai virgolette, facendo. su come muovere i piedi. Ora, questa attitudine fa sì che tu possa superare te stesso, possa crescere ad ogni trick che tu chiudi. E se stai con gli altri, ti accorgi che quello che tu non sai fare lo sanno fare loro, perché lo chiudono prima, perché per i loro piedi è più semplice fare quello e magari ti possono spiegare come si fa. Quindi c'è uno scambio proprio continuo, come anche ovviamente quando ho iniziato a fare rap o le gare di freestyle o gli open mic, c'è uno scambio continuo. Ecco, questo scambio c'è finché appunto c'è questo skateboard che ti unisce, questo skate park che ti unisce. Poi le persone crescono, magari, non so, io mi sono rotto tutto, poi ovviamente ogni volta che mi sono riparato ho ricominciato a farlo, però ovviamente sempre con più rallentamenti, poi si cresce, poi subentrano altre cose. Lo skate park magari è frequentato da meno skater, ci vanno le persone la sera a bere, spaccano le bottiglie, allora tu prima di skatare devi stare a spazzare i vetri, perché altrimenti non è più skateabile. Le cose si trasformano, allora tu vai allo skate park e pensi, chissà dove stanno queste persone, chissà, magari se li chiami li troveresti pure, però non li chiami perché magari si è un po' perso quell'ispirazione che vi univa. Allora, skate park nasce per raccontare un po' questa sensazione, che è una solitudine, una nostalgia, ma anche un vedere nelle cose appunto più piccole, nella semplicità di quando uno stava insieme e cercava di superare se stesso, la vera magia della vita. Sì, esatto. Sicuramente io non sono la persona più giusta per dare consigli, sicuramente. Però posso dire che le volte in cui ho preso delle bastonate, tra virgolette, sono state le volte in cui avevo troppa certezza in delle cose, non mettevo dubbi sulle cose, soprattutto su me stesso. Quindi essere sempre molto autocritici, essere sempre, come dire, mettere sempre se stessi alla prova, come con lo skateboard, per riuscire appunto a essere poi sicuri di come tu muovi i piedi e sapere dove tu andrai a cadere. Avere più coscienza possibile, che è la cosa più complessa di tutti. Però cercare anche di fare sì che questa cosa non ti blocchi, che questa, tra virgolette, non sicurezza al 100% non sia un modo per sentirsi inadeguato. Non sentirsi mai inadeguati, ma non essere mai troppo sicuri di se stessi.